Buonasera a tutti amici! Oggi è il derby, amici miei. Io quando c'è il derby generalmente vivo malissimo. Malissimo. Malissimo, amici. Ve lo giuro. Generalmente la vivo malissimo perché è una partita che sento in maniera veramente viscerale. In ogni caso, però, ragazzi, ci tengo a leggervi le formazioni ufficiali del derby. L'Inter scende in campo col solito modulo: Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu, Di Marco, Lautaro, Dzeko. Non ci sarà Lukaku dal primo minuto. Il Milan risponde clamorosamente mettendosi a specchio. Leao è destinato ad entrare nel secondo tempo. Intanto il Milan scende in campo sempre a specchio col 3-5-2. Tatarusanu, Gabbia, Kier, Kalulu, Calabria, Messias, Tonali, Krunic, Teo, Origi, Giroud. Eh sì, ragazzi, va bene che il Milan è in crisi nera, noi siamo messi un po' meglio sul piano dei risultati, o meglio, gli ultimi risultati che abbiamo ottenuto noi sono stati migliori dei loro, però il derby, ragazzi, ricordatevi che è sempre una partita speciale. Qualsiasi cosa accada, ricordatevi che di Milano il simbolo regale, il biscione all'FC Internazionale. Tutto pronto, Tatarusanu tocca la traversa, Giroud si gira, Acerbi prega, che novità. È iniziato il derby, è iniziato Inter Milan. Lautaro, bella azione, bella azione. Lautaro prova a servire Di Marco, liscio di Calabria, Di Marco, tiro murato. Murato, c'era stato un liscio clamoroso da parte di Calabria, purtroppo Di Marco non è riuscito a concludere verso la porta. Attenzione, palla per Bastoni. Bastoni per Ciala. Ciala che ora gioca sul centro-sinistra quasi. Attenzione, Miki. Palla per Lauti. Lauti. Lauti Tatarusanu. Mamma mia, occasione d'oro per l'Inter. Lautaro era riuscito a girarsi, a tirare in porta. Purtroppo Tatarusanu ha risposto bene. Palla in calcio d'angolo. Lautaro con Tatarusanu evidentemente ha un conto aperto perché bella parata, devo dire la verità. Vabbè, sì, era molto sul suo palo. Però è stato andato con una mano, si è salvato. Bella parata di Tatarusanu. Ciala per Skriniar, può andare sul fondo e metterla in mezzo. La mette in mezzo! Lautaro! Mamma mia! Mamma mia, palla fuori di un soffio. Lautaro aveva preso il tempo in maniera clamorosa a Gabbia. Palla che sfiora il palo ed esce. Altra grande occasione per Kier, scusate. Mamma che movimento aveva fatto. Mamma che movimento. Proprio un movimento da prima punta pura. Alla Hernan Crespo. Hernan Crespo faceva sti gol. Mamma mia, palla fuori di pochissimo. Altra grande occasione per l'Inter. Cross dentro, colpo di testa! Lautaro! Lautaro! Lautaro sotto la sud! E il toro de Bahia Blanca la sblocca! Sempre lui! Sempre lui! È sempre un argentino a fare del male a quelli là! E sono sempre loro a punirli! Sempre loro! Sempre Lautaro! Ancora Lautaro! Pure Bobo Vieri si alza perché questi gol li segnava lui! Inter 1, Milan 0, la sblocca il toro! L'eroe di Riyadh si è ripetuto oggi. 1-0, 1-0, gol del Toro, 1-0, passiamo in vantaggio. E il Toro de Bahia Blanca, il nostro leader. 1-0, 1-0. Meritatissimo, grande stacco di Lautaro che, mamma mia, brucia Kier e ci porta in vantaggio. Dai, bravi, bravi, bravi. Meritatissimo. È un Inter che stava schiacciando il Milan nella sua area di rigore, aveva già creato 3-4 occasioni nitide. È un gol che arriva meritatamente. Ora però, ragazzi, non facciamo lo stesso errore dell'anno scorso, dove anche l'anno scorso siamo passati in vantaggio, tra l'altro in un momento anche simile, se non ricordo male, con Perisic, e poi è finita nel modo che sappiamo tutti. Rimaniamo lucidi e cattivi. Così dobbiamo rimanere. Dai che buona, Dzeko, dai che campo, Dzeko. Dzeko allarga per Darmian. Darmian la mette in mezzo, purtroppo l'area è vuota. Quindi Calabria facile preda anche se continua ad allontanare in fallo laterale. Di Marco. Di Marco per Bastoni. Barella. Di tacco a cercare nessuno. Dai, buona! Buona palla per Darmian. Per Di Marco, scusate. Di Marco la mette in mezzo, calcio d'angolo ancora. Dai, un'ottima Inter in questo primo tempo. Ciala, prova a battere. Speriamo possa batterlo esattamente come ha battuto quello di prima. Palla dentro!
Ancora Çalhanoğlu ha provato stavolta a beffare Tatarusanu direttamente sul suo palo, ma ci riprova Çalha larga per Di Marco può metterla in mezzo, la mette dentro a nessuno purtroppo. Un minuto di recupero. Non ha per Skriniar. Dai, mancano 30 secondi al fischio del primo tempo. Anzi no, finisce qua direttamente. Primo tempo Inter 1 Milan 0, Inter 1 Milan 0, risultato più che giusto. Dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare così perché li stiamo mettendo sotto, parliamoci francamente. Però ricordo a tutti che le partite durano 90 minuti e finiscono quando lo decide l'arbitro, non quando lo decidiamo noi. Loro sono più obbligati a fare cambi. Noi per ora stiamo giocando bene. Magari quando io farei entrare Lukaku. In un momento magari in cui Dzeko chiede il cambio, in un momento in cui magari Dzeko accusa qualche fastidio muscolare, perché è vero che ci sarà da fare a sportellate, è vero che c'è da considerare che c'è Kalulu già ammonito e c'è anche un Kier che sta passando una giornata infernale contro Lautaro Martinez, quindi avere un giocatore fresco da mettere a partita in corso è sicuramente un'opzione da tenere in considerazione. Io però penso che sia più giusto magari confermare la squadra così com'è. Loro sono obbligati a correggere il tiro perché l'Inter per il momento sta dettando legge, sta dominando in maniera schiacciante. Pioli cambia, è sicuro ragazzi, sicuro che cambierà modulo, cioè, anche perché peggio di così per loro è difficile veramente fare, cioè, questo un po' mi preoccupa da un certo punto di vista. Che io un Milan così in bambola in un derby negli ultimi 2 o 3 anni non lo avevo ancora visto. Intanto, ragazzi, è iniziato il secondo tempo. Allora, dentro per Lauti! Lauti, Madonna, parata di Tatarusano! Ancora una bella occasione! Mamma mia, bella occasione! Ha dormito la difesa del Milan, è arrivato Lautaro. Non è finita. Barella si gira, prova a darla dietro a Çalha. Çalha dentro per Lautaro, non è finita. Rimpallo, caos totale. La rimessa è per il Milan. Vai sul fondo Acerbi, dai. Dai, mettila bene. Mamma mia, Acerbi, porca miseria. Mamma santa. Oh, i casi sono due. Se le cose non le sai fare, o ti stai fermo, o le fai subito. Non le fai tardi e poi ti fai rubare palla e ora se ne ripartono in contropiede. No, meno male che ha sbagliato Kalulu, meno male. Cioè, o non le fai e ti stai fermo, o le fai subito. Non che aspetti 20 anni prima di fare il cross. C'ha da cercare Di Marco che prova a colpire. Di Marco va via! Di Marco no! Perché? Madonna, cos'è che ha sbagliato? Non ho capito perché era sgusciato bene a Sale Makers. Vediamo. Mamma mia, ha sbagliato l'ultimo controllo. Peccato. Peccato. Però Dima è stato troppo, fin troppo onesto. È stato fin troppo onesto. È stato fin troppo onesto perché si vedeva che c'era stato un contatto tra le due gambe di Sale Makers e di Marco. Lì, se sei un giocatore furbo, ti butti per terra e ti dà rigore perché le gambe si incrociano. Invece, lui è rimasto in piedi, quindi chiamasi anche un po' scaltrezza. In certi casi, nel calcio ci vuole. Brozovic guadagna, conquista palla. Gosens per Çalha. A cercare Lukaku che prova a vincere un contrasto, a fare da sponda. Prova a vincerlo! Lukaku! Fallo! Fallo! Dai ragazzi, Madonna mia, mi avete tolto, mi avete strozzato. Mi avete strozzato una roba in gola. Gol annullato. No! Dentro Gagliardini! Dentro Gagliardini, Madonna. Fuori Çalhanoğlu, dentro Gagliardini. No ragazzi, io ho paura. Concedetemi un po' di 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 paura, ve lo giuro. Madonna. Concedetemi un po' di paura. Entra Gagliardini. Entra Gagliardini, ragazzi, ho paura. Non abbracciarlo Inzaghi perché se tutto. Sto zitto. Dentro per Barella. Barella, Lauti! Fuori gioco. Calmi, perché? Che succede? Calmi, che succede? Ha fermato il gioco, perché? Gol annullato, perché? Vediamo, rilancio lungo.
Non è nulla. Colpo di testa di Gagliardini. Lukaku fa la sponda. C'è da capire la posizione di Lautaro. C'è da capire la posizione di Lautaro. Non si capisce. Vediamo, goal checking over, vediamo. È gol o non è gol? Oh, dai. 50 e 50, 50% gol, 50% fuorigioco. Dai, tanto non è opinabile. Non è una cosa opinabile il fuorigioco. 5 minuti di recupero intanto. Da questo episodio passa il futuro della partita. Se dovremo soffrire ancora o se la partita potrà essere virtualmente chiusa dipende da questo episodio. Non si capisce un cazzo da qua. Fa vedere. Si capisce da qua. Dai, diteci se è gol o fuori gioco. Non è gol. Va bene, c'è da soffrire. C'è da soffrire, ho capito. Ho capito, c'è da soffrire ancora. Rilancio lungo di Tatarusanu. Forse è veramente l'ultima preghiera per il Milan per provare a non perdere sto derby. Rilancia Tatarusanu. È finita! È finita! Di Milano il simbolo regale, il biscione l'FC Internazionale. L'Inter vince il derby, Milan scivola sempre più in basso in classifica e come sempre la regola è la stessa. A Milano ci sono due squadre, l'Inter e la primavera dell'Inter. Dai ragazzi, dai, dai, vittoria meritata. Bravi tutti, bravi tutti, bravi. Bravi tutti, meritatissima sta vittoria. Abbiamo un po' balbettato nel secondo tempo, però complessivamente, ragazzi, sta vittoria è meritata. Quali scontri e tanti guai, che non vi picchiate mai. Milanista chiacchierone, quanta fantasia che hai. Ti cercano e non ci sei più, alle 8:15 sei già su. Con i tuoi vestiti neri, bandito scemo della Sud. Oh, 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 oh.